partita di Mazara Castellammare terminata 1-2 in favore della formazione ospite. Siamo qui con mister Mione. Mister, per voi è la terza vittoria consecutiva, segno che le vacanze sono ancora lontane. Sì, no, avevo chiesto ai ragazzi di finire bene la stagione perché abbiamo fatto un gran campionato e poi ci trovavamo di fatto nell'anonimato all'undicesimo posto. Ho detto quantomeno per orgoglio, per la nostra soddisfazione, perché a un certo punto si era pensato addirittura a qualcosa di più di una salvezza, quantomeno finiamo in una posizione congeniale e devo dire, li devo ringraziare perché con queste tre vittorie di fila ci siamo messi in una posizione che quantomeno ci soddisfa e ci gratifica, perché comunque abbiamo fatto un anno di sacrifici. Ecco, era una gara in cui si affrontavano due squadre senza particolari obiettivi, la salvezza già conquistata da tempo per entrambe le squadre, i playoff irraggiungibili per entrambe le formazioni. In questo caso dove si trovano gli stimoli per continuare a fare bene? Come avete visto poi la partita diventa nervosa ed è molto semplice. Quando finisce la stagione bisogna giocare bene per evitare gli infortuni, per evitare di litigare con gli avversari appena finiscono le energie perché non ci si allena più come prima, e se non approcci la partita bene poi succede questo, perché è normale che Mazara ha la sua storia e scende in campo onorando la maglietta del Mazara, e noi dobbiamo scendere in campo bene perché sennò poi ci innervosiamo e finisce che è una partita che non può finire 9 contro 9, finisce 9 contro 9, magari qualcuno che prende due giornate salterà la prima giornata del prossimo campionato, che è un'autentica follia. Però tra il caldo, tra il fatto che i messaggi che gli allenatori mandano non vengono recepiti, poi succede questo, perché le partite vanno approcciate bene tutte, perché il campo non viene ridotto, si gioca sempre su un campo di 100 metri per 60 metri, bisogna correre, e quando finisce l'ossigeno si comincia a litigare con gli avversari che non c'entrano niente. Questo è il problema. Ecco, mister, dalla cabina di commento notavamo proprio questo, le due squadre senza obiettivi si sono affrontate comunque a viso aperto, soprattutto nel primo tempo, dando vita a una partita molto bella, dobbiamo dire. Cosa è successo nella ripresa? Perché tutto questo nervosismo? No, io credo che non c'è nervosismo né di classifica ovviamente, né di obiettivi, né di ambizioni. Il nervosismo è dettato dal fatto che quando giochi alle 4:30 ci sono quasi 30 gradi sul campo di Novaccara, che è abbastanza pesante da gestire, appena ti finiscono le energie e cominci a arrivare male sull'avversario, pensi che l'avversario non deve essere interessato e ti entra in un certo modo, giustamente tu, ma se tu invece prepari la partita bene e sai che l'avversario entrerà in un certo modo perché vuole vincere come vuoi vincere tu, non succederebbe niente. Io ho fatto 15 giorni a dire la stessa cosa, però poi trasmetterlo sul terreno di gioco non sempre è facile. Io ho giocato fino a qualche anno fa e capisco che appena l'ossigeno nel cervello non arriva più, soprattutto chi è che è meno lucido mentalmente sbaglia. Noi cerchiamo di buttare l'acqua sul fuoco, ma chiaramente hai 20 persone da gestire e qualcuno ti scappa via. Ecco, al di là di questo, complimenti per la vittoria. Adesso, se non erro, l'ultima giornata in casa contro il Monreale, se non sbaglio. Sì. Come avete intenzione di finire questo campionato e di gettare le basi per il prossimo? Ti ringrazio per la domanda, perché quello che stiamo cercando di fare noi è proprio gettare le basi per l'anno prossimo, cercare di capire chi può avere la riconferma, chi possiamo prendere per fare un pochettino meglio. E chiaramente, come tutte le partite, la partita con Monreale va onorata bene, giocata bene, perché i ragazzi sia del Monreale che del Castellammare, se non facessero questo, si potrebbero fare male, si potrebbero litigare, il Monreale avrà un'ulteriore partita da giocare. Quindi io dico sempre: alleniamoci bene, giochiamo bene la partita, perché se no rischiamo di finire le partite con gli infortuni e con le risse, e non c'è motivo, perché non abbiamo una classifica che ci consente di poter litigare con nessuno, onestamente.